Questo programma è presentato da Centro Commercio Ingrosso Abbigliamento Corredi Tessuti Antonino Caracoglia, via Lembo a Merito. Autodemolizioni 100, Contrada Falco, Gioia Tauro, da tre generazioni con voi. Piana Ricambi, tutto per auto ed autocarri, strada statale 111 a Gioia Tauro. Elettricità per Ronace, via Martiri di Gerace a Cavologna Marina. Autotrasporti Mittonti, consegna a domicilio in tutta Italia, auto, moto e anche barche. Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facci di uomini, di femmine, di picciritti che salutano, e lo treno che passa agli robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntari i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada, con i piedi che dolino, e lo cori che si squaglia come gira. La geografia di Strabone mostra la Calabria ricoperta da un mare di vitigni pari a 20.000 ettari e indicava il territorio di Bivongi e della Costa Viola le più vocate alla produzione di vino. Per descrivere il vino giunto a Bivongi bisogna ricordare che ha radici antiche fino a quando la vite portata dai Fenici in Grecia è stata poi trasferita qui dai colonizzatori della Magna Grecia. Il vicino convento di Santissimi Apostoli è una testimonianza del territorio vitato di Bivongi. Basti pensare che già nel 1400 i soli monaci producevano annualmente 100.000 litri di vino che commercializzavano nel Mediterraneo. Ancora oggi si trova in ottimo stato di conservazione il grande palmento in pietra e granito e le vasche che ricevevano il mosto. Un palmento moderno per l'epoca, visto che prima l'uva era pigiata direttamente nelle vigne su una superficie levigata di pietra sistemata in leggera pendenza per far scorrere il mosto nelle tinozze. Zona dove sorge il convento dei Santissimi Apostoli, ricca di lastre di pietra, visto che esiste una cava di marmo verde denominata l'Accu, cioè pietra. Molti i pestatori impegnati a schiacciare l'uva con i piedi, visto quanto attestano antichi documenti che descrivono immensi vigneti e una grande produzione. Da ricordare che il convento è stato per 713 anni la cantina della Certosa di Serra San Bruno. Parallelamente anche il vicino monastero di San Giovanni Terestis del secolo XI, oggi sede dei monaci ortodossi, produceva grosse partite di vino. Negli anni 50-60 del secolo scorso, grosse partite del Bivongi erano utilizzate dalle cantine Cirò per tagliare il loro vino a bassa gradazione alcolica. Qui, nella vallata Stilaro a Bivongi, bere vino è un rito, ma è anche consapevolezza quando fermarsi o proseguire, mantenere l'allegria o superarla fino a raggiungere le tre fasi ben definite come la serpentagna, la muragna o la terragna, una scelta consapevole che si fa prima. Vino molto utilizzato in cucina e mosto cotto per dolci natalizi, pasquali e in occasione di San Martino, mostaccioli, pitte varie e di San Martino con le noci. Mosto cotto che riporta la storia al passaggio degli arabi quando portarono il gelato, meglio la shirubet, appunto dall'arabo sherbet, che significa bevanda fresca, che potrebbe essere simile al sorbetto. Quindi mosto cotto e neve fresca formano la scirubetta. Seconda parte della festa di San Martino,
da Gioiosa ci siamo trasferiti a Vivongi. Vivongi, la patria del vino DOC. E quindi oggi non facciamo la fine di ieri sera. Di Gonzalo, come di Gonzalo, come Santi. Di Gonzalo come ieri sera. Vabbè, staremo un po' più cauti e cercheremo di bere con parsimonia. Esatto. Giusto? Si mangia e si beve. San Martino, ieri. Ogni mosto è vino. È vino. E stasera è vino Purucca. E noi lo onoriamo. Novello, a Vivongi con noi, venite. Novello DOC 2022. Andiamo. A Vivongi il vino è una tradizione che si perde nei secoli, fino all'arrivo degli antichi greci. È un'arte che nasce nei vitigni eroici, dove i vivongesi hanno trasformato i terreni impervi, non facili da coltivare, facendoli produrre ottime uve. Nel 1996 il vino di Vivongi si fregia della denominazione DOC, unica in provincia di Reggio Calabria, un premio alla qualità e al lavoro dei contadini durato secoli. Generazioni sempre attente a questo prodotto, tanto da far assurgere Vivongi a cittadina del vino e proporlo in due appuntamenti annuali, a San Martino e il 13 agosto con la Sagra del Vino. Amanti di questo nettare che giungono a Vivongi e invadono per San Martino il centro storico e per la Sagra Piazza del Popolo. Vino, vero elisir d'amore, galeotto per tanti giovani che giunti alla Sagra si sono conosciuti, innamorati e sposati. In tanti a tornare perché per loro è un anniversario, un ricordo da godere inebriandosi con questo prodotto DOC. Abbiamo Gaglioppo, Nero d'Avola e Enzoia. Noi mischiamo questi tre vitigni e viene un discreto vino buono. La gente che produceva, diciamo, i mezzi per trasformare queste cose erano al minimo, quindi bisognava lavorare anche piovendo, perché se saltavi il turno diventava un problema. Ti dovevi prenotare, diciamo, l'estate per la vendemmia che facevi in autunno, quindi dovevi sempre pregare che quei giorni non piovesse. Sia la greca sia il grecone. È un'uva da mosto perché produce molto, è un bell'aspetto, però non raggiunge una buona gradazione. L'anzoia, diciamo, andava a pareggiare questo tipo di vitigno perché fa grado, è dolce e ha un aromatico molto interessante, cioè proprio interessante. Poi c'era il zibibbo, che andava anche lo zibibbo, humus caradoni, a compensare greca e grecone che sono vini da molto. Però in avanti vorrei proprio fare insolia, perché è l'uva che secondo me c'ha un dolce amaro. I faccidi in aumento la mondata, fu Dio che ti cria tanta pulita, fu Dio che ti cria tanta pulita. T'ha dato lì bellezze di una fata, l'occhielli gigi belli di una calamita, l'occhielli gigi belli di una calamita. Savi sana vi lanzati pisas, non avia mentissa loro e un'altra voi, non avia mentissa loro e un'altra voi. Sì.
Allora, Francesco Magrini, parliamo di vino, parliamo di quest'annata, come sarà? Parliamo di agricoltura. E c'è anche. In un posto che c'è una DOC e che non riesce a sfruttarla al meglio. Festa del vino, facciamo anche una festa del vino buono di Bivona. E cominciamo a commercializzarlo, a metterlo sulle tavole, a far diventare questo un posto economicamente appetibile, oltre che fare una festa una volta l'anno. Facciamo festa 300 giorni l'anno. È un'inaugurazione importante oggi, raccontiamola. Oggi abbiamo inaugurato il Rural Center della Locride. A cosa servirà? Che con il GAL abbiamo fatto a Bivongi, per permettere agli agricoltori di questo territorio di esprimere idee, avere consigli, sentire tecnici, migliorare un'agricoltura che in questa zona è di grande qualità, che però deve essere ancora più di grande qualità, legato a un territorio di grandissima qualità. Lo chiedo anche a te, hai assaggiato? Assaggiato. È buono, però il futuro del vino non è quello del vino casereccio, purtroppo, che ha sicuramente il suo mercato, ma noi dobbiamo puntare invece su vini in bottiglia di pregio, che abbiano un appeal diverso verso i mercati nazionali e internazionali. Questa è una zona che lo può fare, anche perché è una nicchia che non riusciamo a prendere, anche avendo una DOC qui. I francesi farebbero salti mortali se avessero una DOC nei propri territori. Qui abbiamo una DOC e non ci facciamo niente. Grazie, buon San Martino. Grazie anche a voi, non bevete troppo. Ma quando mai io? Ma quando mai? Bella la stessa l'ora e mi pigliasse a voi. Bella la stessa l'ora e mi pigliasse a voi. Calorosini, baci con gli spassi, e la bellezza vostra mi rimane a me, e la bellezza vostra mi rimane. Dottor Zimbalatti Giuseppe, rettore dell'Università della Calabria. Sì, Reggio Calabria. Raccontiamo un po' intanto il paese, come l'ha visto. È stata una bellissima serata questa, che è iniziata con l'inaugurazione del Rural Center organizzato dal GAL Terre Locride e dal comune di Bivongi. Poi si sta completando questa cornice meravigliosa del borgo di Bivongi con questa sagra, con questa festa del vino, che sta facendo scoprire i nostri veri valori del nostro territorio, delle nostre tradizioni e della nostra gente. È un momento importante perché questo territorio si sta affermando per le proprie attività, e quindi molti auguri a tutto il territorio, a Bivongi e a tutti i suoi cittadini. L'unico DOC della zona, insomma, della Locride quantomeno, anzi della provincia, credo. Della provincia. Della provincia. Sì, sì. L'ha assaggiato San Martino? Ovviamente. Io l'ho assaggiato, non sono un intenditore, però io sono cresciuto da Reggino con il mito del vino di Bivongi, a tutti noto, e quindi stasera è come se si chiudesse un cerchio dopo tantissimi anni, essere qui a Bivongi per il vino novello. Per me, anche a livello personale, prima ancora che istituzionale, è veramente una serata felicissima. Grazie veramente al comune, al GAL, per aver organizzato queste iniziative. Grazie a lei, buon San Martino passato ormai. Buon San Martino passato, ma passato bene, direi. Vinnimo canta stu palazzo d'oro, tu non mi servi lo passare avanti. C'è una vigliola che spandi tesoro, ogni capillo porta nu diamanti. E mulinarella mia, quanto sei bella. Mulinarella mia, quanto sei bella. Amori gli tarranti, arretuali me porti non venire, che non su donna
fantasia. Miscita, miscita, ma chi mani? Senza paura, senza niente. Scoppiano pure qua o niente? Ma simpatia andava qua. In tutte le puntate lo troviamo. Cosa fai di buono stasera? Baccalà fritto. Baccalà fritto, attenzione, peperonata. E la Maretti? Vieni. Sono di là. Eccole, ecco, andiamo pure in pasticceria stasera. Buon baccalà. Non è là il baccalà, è là, là. Le gustanti, le consentire i vostri partiti e mulinarella mia, mulinarella. Mulinarella mia, quanto sei bella, mulinarella mia, mulinarella, mulinarella mia, quanto sei bella. Il vino, nel linguaggio profetico, è il simbolo della passione e la vendemmia. Anche nella Bibbia si parla della vendemmia e si dice che la vendemmia è il momento dell'amore di Dio verso il suo popolo. Il vino è motivo di gioia e anche motivo di fraternità. Non a caso Gesù ha scelto il vino anche per celebrare l'Eucaristia. Per cui tutto il ciclo dell'uva, dalla piantagione della vite fino alla festa della vendemmia, è un'occasione per rendere grazie a Dio e per ricordare i suoi benefici. Ecco, siamo qua stasera proprio per rendere grazie al Signore di questo dono che allegra la vita degli uomini, ma soprattutto è anche simbolo. In maniera particolare il grappolo d'uva pigiata nel torchio è simbolo della passione del Signore. Lo ricordavo questo aspetto. Mulinarella, mulinarella mia, quanto sei bella. Mulinarella mia, mulinarella, mulinarella mia, quanto sei bella. Un vino benedetto sarà più buono, immagino. Certo, il vino è un elemento molto umano che secondo la Bibbia allegra, dà vigore e gioia alla vita dell'uomo. E allora il vino, che è frutto del lavoro delle mani dell'uomo, è certamente un dono che noi riceviamo. Oggi ci manca proprio il vino dell'allegrezza, cioè il vino della gioia. Si sta spegnendo la gioia nelle nostre famiglie e anche Gesù utilizza come elemento chiave per dire la sua morte e la sua risurrezione anche il vino. Ma oggi facciamo fatica a scoprire questa gioia, la gioia dell'amore, e penso che anche queste piccole manifestazioni nei nostri centri storici ci possono aiutare a recuperare anche il senso della bellezza, dello stare insieme e il senso della comunità. Don Enzo, ma tu lo sai che sei un privilegiato? Perché? Perché sei l'unico prete che si può fregiare del vino DOC. Ah, forse è sì, vero? Era Locride, no, ma abbiamo anche il greco. Il vino DOC rosso, solo bivongi, rosso per la Santa Messa è questo, e tu sei l'unico che può... È vero. O no? Sì, sì, infatti io vorrei proprio ringraziare ancora tutti coloro che si impegnano a coltivare la terra e a curare anche i nostri ambienti, proprio perché ci danno la possibilità anche di continuare appunto questo vino DOC. Abbiamo legato anche la festa di San Martino al significato originario. È vero che parte questa festa dal dire che il vino, no, a San Martino il vino è già pronto, però San Martino, ricordo a tutti, che era un vescovo il quale si tolse il mantello per andare incontro ai poveri. È significativo che questa festa quest'anno sia proprio nella giornata mondiale dei poveri che celebreremo già domani. Una bella coincidenza. Una bella coincidenza. Alzati la gonnella, in cortesia.
per il vino vado bene, sì. Andiamo. Mi porto io. Portate, ma da voi c'è un ciasto già però. No. Sopano bene. Mamma mia, su Palogna. Matteo. Quasi quasi. D'accordo. Andiamo. Pure c'è un ciasto. Andiamo che ci va. Ti levi tu? Un compagno. Compare, cambi, mamma! A sinistra! Guarda che meraviglia! Che meraviglia! Guarda che ti portare sa! La telecronica! Cara. Buonasera! Buonasera a voi, ben arrivati! Che vino abbiamo? Cantine Nopolis! Ah! Longis. Mi pare Cocanuscio! Sì. Abbastanza rinomato! È un buon doc, sì! Sì, doc e GT. Mi pare che questo una nicchia particolare, lusso? Non so, no. Va bene un po' per tutti. Questi per sono i doc, questo è bianco, rosato e rosso che ho qua. E sono i tre doc e questi sono i due GT. Sense e Papus. Che annata è? Questa? No, che annata è quest'anno? Siccome assaggiamo il novello. Abbastanza buona. Molto buono. Ma il novello qua ce l'avete o no? Quindi possiamo approfittare. Vediamo i bicchieri dietro? No, perché si prendono i bicchieri? All'entrata ci sono le ragazze che vi daranno il token. Ah, ho capito. Due bicchieri di plastica è uguale. Ho capito. Io vi do il vino novello. Allora dobbiamo andare a prendere i bicchieri di plastica qui. Dobbiamo prendere che in teoria siamo il token. Che sarà il token? Oh, andiamo a vedere. Veniti con me, buco un pari sonati pulito, appallati con marina tette, buma saro con tamburello, San Pasquale e Baironne, protettori di Lidon, passa strari per stasera, fammi la grazia Madonna mia, Caburuso mamma, cielo di cia, chi nati chi tutti che nimica via, Caburuso mamma, cielo di cia, chi nati chi tutti che nimica via, Caburuso mamma, cielo di cia, chi nati chi tutti che nimica via, Caburuso mamma, cielo di cia, chi nati chi tutti che nimica via. Alla fine abbiamo capito cos'è il token, pezzo di carta, colore diverso per il valore diverso, da cambiare ovviamente, quindi questo qua vale come denaro all'interno del circuito del San Martino Bivongese. Paese che vai, mangiare che trovi, trovi sempre la stessa persona però ad assaggiare. Cioè, non ma non che mai! Ma che c'entra? Io sto lavorando! Ah ecco, sì. Un altro sacrificio per te, vero? Sì, io l'ho fatto uno, oggi stasera un altro. Allora, andiamo. Si avvicini. No, vado verso là. Vengo io là. Che hai preparato? Guarda. Baccalà. Fritto. Ancora mille voglie? Certamente. Da sasà, baccalà. Baccalà. Da sasà, baccalà. Baccalà. No, sasà, baccalà. No, da sasà trovi il vero baccalà. Giusto? Visto che... Allora, andiamo all'assaggio. Assaggio, vino doc, ma dov'è sto vino? Nelle cantine. Ah, ecco. Buon appetito, allora. Non siete autorizzati al vino? No. Da Bivongi, qua. Ah, io parlo per la tesoia. Ormai il vino. Baccalà fritto, baccalà con fritto. Peperoni. Con peperoni. E tu mangi? Con peperoni? Ah, direi. Ma peperoni è la stessa cosa? Sì, guarda, vino. Senza parole. Sì, ma ti invito ad assaggiarlo, guarda. Il baccalà lo sai che io non tanto. Ma è unico. Vabbè, dai, lo faccio sto sforzo, che devo fare? Ma guarda, fallo veramente. Guarda, prendilo di qua. No, io non voglio spine. No. Sono dei bocconcini fatti fritti che è una delizia. Complimenti, signora, buon baccalà. Grazie. Veramente buono. E non finisce qui. Perché noi devo andare a assaggiare la parete. Che dopo bagni di guida. Hanno avuto un successo unico, prego. No, lo devi mangiare e votare. Votare. Già lo sapevo. Perché? Quando si mangia. Guarda, veramente. Merita. Sì. È buona davvero.
Sì, merita. Posso usare... Lo diciamo insieme? Sì. Uno, due, tre. Dieci e lode. Beh, Bivongi non si smentisce, fa le cose davvero ad hoc, come il vino doc. Non bicchiere di plastica, ma bicchiere giusto, il misurino giusto per il vino. E poi eccolo il vino doc di quest'anno. Prendi il bicchiere, Antonio. Grazie. Complimenti a Sasà. Salute. Grazie. Da Bivongi. Sallasca, sallisca. Ecco, bevi. Nasaccio. Si rifresca. E si rifresca. Da Bivongi. La luna è la certezza assicurata. Un vino mi la porti in ta meduda. Stallasti barumia, venisti su bambia. Trasisti in testu cori spampanatu. È sempre lo stesso. Sallasca e sallisca e convivi. Si rifresca. La luna è una certezza assicurata. Un vino mina forte in ta meduda. Ballasti poi con mia, venisti su pa mia. Oh Maurizio, sei contento Maurizio? Saluta Maurizio. Transiste da sto cuore spampanato. Veniti, veniti con mia, bu con pari sonate pulito, a ballati con marina tette, bu massaro con tamburello, San Pasquale e Bailonne, protettori di Lidone, la sastrari per stasera, fammi la grazia Madonna mia, caburuso mamma, giro di cia, chi nati, chi tutti, chi nini capia, caburuso mamma, giro di cia, chi nati, chi tutti, chi nini capia, caburuso mamma, giro di cia, chi nati, chi tutti, chi nini capia, caburuso mamma, giro di cia, chi nati, chi tutti, chi nini capia. A salute! A salute! A San Martino! A San Martino! Ah mamma, mi imbiagaro! Buono sto vino però, eh! Vino eccezionale quest'anno! Non potevo bere però! Vero? Pacchino! Mi hanno palloncino per questo! Poi ti pigliamo la pennola! E guarimo! Andiamo! Andiamo! Ah mamma, di salute Don Nenzo, Don Nenzo salute. Ma tu con una cosa anziana. Certo, salute, però dove tu bevete? Si sta accannata. Possiamo interloquire? Sì. Il nome? Valentina. Valentina. Valentina, intanto bella festa, no? Non mi sente? Allora, facciamo così, lo stacco. Bella festa. Molto bella. Fino ad adesso è veramente una bellissima festa, sta andando tutto molto bene. Vedo che la gente sta mangiando, sta bevendo soprattutto perché siamo qui a festeggiare San Martino, quindi siamo molto soddisfatti. Perché token? I token perché vogliamo essere diciamo al passo con i tempi, visto che tante ormai fiere, tanti festival, tanti eventi utilizzano la moneta alternativa per comodità, quindi abbiamo deciso di fare così. Ma e poi significa token? Poi, i token, moneta alternativa. Ma non ha un significato particolare? Un significato particolare. Chi l'ha coniato questo nome? Sicuramente non noi di Bivongi, noi abbiamo coniato tante cose, ma questo no. Il token no, non l'abbiamo coniato noi assolutamente. Hai bevuto, sì? No, no, non ho ancora bevuto. Sono parte dell'organizzazione, per cui ci tocca bere alla fine. L'avessi fatto pure io, non mi trovavo in queste condizioni. Prima il dovere e poi il piacere. Giusto, buona festa. Buona festa. Salute! 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 È buono? Salute! Acqua, cos'è acqua? Acqua, vino, rosso! Non si vede! Oddio vino, a salute! E che cos'è? We'll be right back.
fascia di paloma e non volai. Non sarò molto cosa che succede, la lama per l'utro come si cai. Per Dio la casa la gira il nome, e l'amore è fatto come un'arma cera. Si fanno l'anno e si sfasciano parola, e l'amore è fatto come e si spasciano ora. Per tuo marito mi dici sia, tu cosa sposti lontani domani, per tante voci mi dici sia.
pancia, lacrimali. Oggi ci siete? Non vi sento, ci siete? Dov'è? Un fuoco o tizio buona? Due poesie sul vino, mi hai detto. Sì. Andiamo. Allora, quella in dialetto. Tante capiedo a San Martino, ma io sogno con Gesù e ne crescevo con vino. E montagne e vadi, tanta sudura scendevo, poi mi portammo ad usarvo a tia. E da notte macinato e torciato fusti. Pimmo riposi in tacchi da gutti, ma ando meglio che dormivi la parimma e rubenetti e tutti in bevimma e contenti fumma. Finio. Questo è in dialetto. E chi è in italiano? Quello in italiano. L'hai scritta tu quello in dialetto? Sì. Ah, bravo, complimenti. E questo in italiano, ho fatto 4 corsi di enologia di primo sommelier. Sempre tu l'hai scritto? Sì. Vai. Allora, salute sei per chi ti sorseggia, che prima salute dice. Non tutti sono amici tuoi, ma chi ti ama ti cerca. E con una mano attenta, versato sei per sentire la tua età, i tuoi profumi e i tuoi sapori di quella vite che ti portò in vita. Bravo, complimenti. Stefano Cirilli, consigliere comunale di Piponci. Sì. Una bella festa oggi, che dire. Stupenda, è una festa che sta nella tradizione di questo paese, che è stata preceduta da un interessantissimo convegno di livello estremamente alto, dove l'università e i centri di ricerca ci hanno dato degli input che i pivongesi spero raccolgano. Tu sei bivongese proprio? Io sono bivongese da sempre, sono nato... San Martino di 30 anni fa com'era? Era sempre... Infatti San Martino 30 anni fa facevamo la piazza e non dei vicoli, perché ancora non avevamo la cultura del vicolo. Festeggiate sempre in piazza, ma prima no, nelle cantine no? Prima facevamo un tagatoio. Tagatoio. Si mangiava sempre via fino alla mattina. Fino a che uno ci riusciva e poi nella cantina mi mangiavamo San Martino
il sodizio, il formaggio e i fritture. Non mancavano mai. Erano... Ultimamente abbiamo arrivato che a San Martino ne mangiavamo un po' con cui eravamo qui i candiani. Ah, buoni! In settembre però. Ma perché pigliavamo qui dei siciliani? Siciliani e natali. Ho capito. Speciali. Che gli fatti San Gianni praticamente. Esatto, quindi che venivano fatti qua la seconda spigolatura. Cioè prima ci caccio un fiore. Esatto. E fai uscire il secondo fico d'India che si matura più tardi. Si concludeva col fico d'India praticamente, o ficandiano. Ficandiano. Detagliamo girando? Detagliamo girando qua all'interno. E che mi cerchiamo l'uomo. L'uomo no, cerchiamo lite, guai, vino. Cerchiamo guai, vino, vino che è meglio. Cerchiamo vino. Andiamo a cercare vino che è meglio. Ma noi che abbiamo. Andiamo a cercare vino che troviamo. Un trovamo vino. A voglia vino che date. Cavo vino e cosimo. Antonio Spanò, di Cinque Fronti sei? Sì, di Cinque Fronti sono. Oppure precisamente di? Busale. Sarebbe? La frazione di Cinque Fronti. Io devo salutare un mio fan di là. Come si chiama? Rocco? Rocco Spanò. Un saluto a Rocco Spanò, che non perde mai una puntata di là. Vero no? Vero, confermo. Ma tu sei a Bivongi per quale motivo? Sono venuto... Così, tanto per? Saluto in compagnia? Sì, pure, con la ragazza, della ragazza. La ragazza. E quando vi sposate? Mo vediamo. Da qualche anno. Ah, ma c'è l'intenzione però. Sì, l'intenzione c'è. La saluti, là. Certo, salutiamo Giulia e Leonardo da Salerno. Tu non sai come ha bregatura qua, e i tre maniere, a serpentigna, poi c'è a murigna e a terrigna tu, ecco qua a terrigna proprio, mani e piedi in terra, a costume con benestri. Ma è ubriaco! Un poco, dai, andiamo, finimmo! Ancora notte giovane, più tardi. Ah mamma! Figliola mundaviti lu cumandu, mu cumandi la Grecia e la Turchia, mu cumandi la Grecia e la Turchia. Ed erant alla ruga e non mandava, fermava per mu crisci sta figliola, fermava per mu crisci sta figliola. Mo diventava come ammendulara, era di dinte diventa di fora,
era di tinta e di vent'anni fora. L'uva rossi curcanta li finocchia, muveri saporita la minestra, muveri saporita la minestra. Guarda chi galandavi stava Sara, che si arriva tu lui e naru novu, che si arriva tu lui e naru novu. Ma gli vide in documenti la tila, musilu facilu corpetto novu, musilu facilu corpetto novu. Si lu facci di sita mancina, ben musi veri lu culuri bono, ben musi veri lu culuri bono. Lupetti rosso cucchi gli occhi belli, lupetti c'è gli udi sita mancina, lupetti c'è gli udi sita mancina. Cantatori hanno la bocca agra, vanno provare il lutto vino dolce, vanno provare il lutto vino dolce. Di vino non vanno a truccare la tarza, non sporto negli udi passo le noci. Non sporto negli udì, passo le noci, non sporto negli udì, passo le noci. Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare. Quanto facci di uomini, di femmine, di picciritti, chi salutano, è lo treno, chi passa, è li robbi stenduti, è li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntari i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada, con i piedi che dolino, e lo cuore che si squaglia come gira. Questo programma è presentato da Centro Commercio Ingrosso Abbigliamento con Redi Tessuti Antonino Caracoglia, via Lembo a Merito. Autodemolizioni 100 con Trada Falco, Gioia Tauro. Da tre generazioni con voi. Piana Ricambi, tutto per auto ed autocarri. Strada statale 111 a Gioia Tauro. Elettricità per Ronace, via Martiri di Gerace a Cavologna Marina. Autotrasporti Mitonti, consegna a domicilio in tutta Italia, auto, moto e anche barche.